Un saluto a tutti quanti voi amici, oggi siamo con questa sottospecie di radiolina, sconosciuta in realtà, no, in realtà è una bellissima Panavox che non si accende, però molto probabilmente potrebbe essere soltanto questo controllo volume ossidato perché ha dato qualche segno di vita, perlomeno la tensione passa. Scusate, e quindi vediamo un attimo di disossidarlo. Qua è il mio disossidante, ho verificato che le tensioni ci siano e vediamo un po' che cosa fa e cerchiamo di ripristinarla. Un altro problemino, al di là delle pile che mi cadono, qui ovviamente io ho smontato il circuito, è che c'è l'antenna che qua si manca la vitina perché si è un po' rotto, qua vediamo un po' poi come fissarla, è comunque ancora saldata, quindi ci sono ottime speranze. Scovato il problema, oltre al potenziometro avevamo due saldature che erano saltate, una sull'altoparlante che era questo qua e l'altro sul trasformatore dell'altoparlante che era quello là, probabilmente il colpo le aveva fatte saltare. Adesso la radiolina si accende perfettamente. Comunque adesso andiamo a rimontarla, sistemiamo l'antenna e ve la facciamo vedere. E dopo una snervante, tragica sessione di tarature, eccola qua, Panavox Portable Radio Solid State in condizioni estetiche discrete. Qua c'è il portapile che purtroppo manca, lo sliderino, bande FMAM come si vede anche qua davanti, con classico cursore unico, antenna ancora integra, intatta, veramente veramente bella. Qui manca il cordino per trasportarla, comunque andiamo ad accenderla come prima cosa. Siamo in onde medie, andiamo in FM. Alziamo l'antenna. E il volume. E come si sente funziona decisamente bene malgrado i filtri molto larghi per l'FM attuale. Andiamo in onde medie, ci spostiamo vicino alla finestra stavolta e alziamo il volume, ovviamente. Ho commutato, sì, ecco qua. Come sentite in onde medie va decisamente meglio la situazione perché logicamente questa è una radiolina di penso forse inizi anni 70, penso che abbia decisamente tanti anni. In ogni caso molto carina, il portapile l'abbiamo, non l'ho neanche dovuto riparare, è un portapile con, come avete visto prima, 6 pile, che sono queste qua. Funziona con 6 volt, ho recuperato anche la sua cartina originale che l'ho messa qua così. Che dire, logicamente entrerà nella mia collezione di radio se riesco a reinfilare il portapile in qualche modo, ecco qua. Logicamente entrerà nelle mie collezioncine di radioline portatili e detto questo vi saluto al prossimo video come sempre.